9 aziende, la possibilità di testare tutte le scarpe, 1500, per correre a tutte le velocità. Questo è il racconto della Run Expo 2024, ma come al solito per capirlo partiamo dall'inizio. Domenica mattina stiamo andando a fare un test di varie scarpe. Ho contattato Umberto che oggi ci racconterà quali scarpe sceglierà, le proverà tutte. Deve soltanto correre con scarpe da lento, io non gli posso dare nessuna indicazione e soprattutto non può prendere una scarpa veloce, quindi queste sono le 10 migliori scarpe per correre i lenti. Sei pronto? Prontissimo, sempre. Le regole le conosci abbastanza bene, no? Abbastanza. Con il massimo della trasparenza, non è questo un video sponsorizzato, collaboro con molti brand raccontati durante il video, ho chiesto a un follower di aiutarmi nella recensione e soprattutto ringrazio Maxi Sport che mi ha permesso di filmare l'evento e sentiamo effettivamente come funziona. Io sono Esther Sala, rappresento Maxi Sport, sono brand manager e e-commerce manager del gruppo. Run Expo nasce dalla volontà di far incontrare gli appassionati della corsa con i tecnici dei migliori brand del mondo del running. Per questo abbiamo creato un village con 10 delle migliori aziende presenti sul mercato. Maxi Sport insieme a Adidas, Asics, Brooks, Mizuno, New Balance, On, Nike, Nike, Saucony, Under Armour, tutte presenti per poter far avvicinare gli appassionati della corsa e scoprire la scarpa da running ideale per il loro stile di corsa. Una pista di atletica a disposizione, un percorso off-road da poter utilizzare esternamente e più di 1500 paia di scarpe da running e strumenti tecnologici anche in collaborazione con Garmin per poter unire insieme aziende e appassionati della corsa. Allora, la situazione è molto semplice. Ci sono 10 brand, testeremo 10 scarpe, non so quanto ci metteremo e comunque partiamo in senso orario da Nike. Allora Umberto, di Nike che scarpa testi? Ma stavo dando un'occhiata. Sarei tentato delle Invincible Run 3, mai testate, le vorrei provare oggi. Allora arrivo subito, lascio un attimino questa. Ciao a tutti. Vogliamo provare l'Invincible. Non c'è nessun problema. Allora, l'Invincible è una scarpa che sta andando molto, soprattutto negli allenamenti che noi stiamo proponendo tutte le settimane, perché è una scarpa che ci piace tanto, va molto sia su pista sia fuori, è una scarpa molto ammortizzata e che ci sta dando tanti riscontri positivi, quindi è molto protettiva sulla fascia di tutto quanto il piede. E ti chiederei il tuo numero così mi dici anche tu com'è. Io ho un 8, un US 8. Perfetto. Allora, ho testato le Invincible Run 3, le tre cose che mi sono piaciute sono sicuramente la tomaia, che è piuttosto avvolgente e fasciante, la reattività della schiuma, nonostante sia una scarpa da lento, la schiuma è comunque reattiva, infatti è una schiuma in Zoom X, e sicuramente la terza cosa è che le ho trovate molto molto comode, quindi le utilizzerei per i miei lenti. Di Brooks cosa vuoi provare? Non conosco molto il brand, quindi mi farò consigliare dall'esperto di Brooks per una scarpa da lento. Quale scarpa possiamo testare? Tutto quello che volete qua esposto sui nostri stendini. Glycerin, Ghost Max, Hyperion Elite, il Trail, Caldera, Catamount o Cascadia. Solo una vuoi testare? Solo una. Devo testare una scarpa da lento, cosa mi consigli? Da lento? Sì. Cosa vuoi, ammortizzazione o elasticità? Un po' di elasticità. Direi. Sei pronatore, neutro? Ghost. Ghost 15? Mi fido di te. Vai. Provato le Ghost 15, trovato la tomaia molto comoda e nonostante sia una scarpa da lento l'ho trovata piuttosto reattiva e anche l'altezza dell'intersuola, che non è elevata, mi è piaciuta particolarmente. Tony, ma non eri a Barcellona? Anche qui, sono a tutti i posti. Che scarpe vuoi provare, Umberto? Cosa hai da farmi provare per un lento? Per un lento ti direi puoi provare o la Cloud Surfer, che è molto morbida, molto comoda, o anche la stiamo facendo provare la Cloud Runner 2, che è una scarpa con support e che secondo me è una scarpa molto buona per la gente che inizia a correre o anche vuole una scarpa per correre lento, perché ti dà molta stabilità. Ho testato le On Cloud Runner 2, sicuramente delle scarpe bellissime, le userei per uscirci a mangiare una pizza, sono stupende, comodissime, scarpa estremamente morbida e soprattutto anche stabile, quindi per i lenti eccezionale.
Ciao. Di ASICS cosa vorresti provare? ASICS conosco, sicuramente proverò la nuova Blast 4. Perché non l'hai ancora provata? No! Non aspetti. È la scarpa che ha lanciato un po' il concetto Blast tanto tempo fa e che ogni anno ci dà delle nuove soddisfazioni. Oggi è ancora più leggera, reattiva e con una nuova forma che privilegia l'effetto trampolino, quindi migliora la reattività e la propulsione. Ho testato le Nova Blast 4 di ASICS, avevo già avuto modo di utilizzare le tre, le avevo acquistate e ho trovato queste ancora migliori, sicuramente morbide, quindi le utilizzerei tantissimo per dei lunghi ma anche per dei lavori di qualità perché sono estremamente reattive. Che scarpe testi di Under Armour? Allora, Massi non mi dà consigli sulle scarpe, non può suggerirmi niente. Non conosco anche questo brand, proverò a farmi consigliare dall'esperto. Io non posso suggerirgli le scarpe, però io gli suggerirei un paio di scarpe, deve provare una scarpa da lento. Tu cosa dici? Allora, abbiamo due possibilità, anzi tre te ne voglio dare. Preferisci massimo cushioning o un cushioning ma anche reattivo o qualcosa di prima ammortizzazione, quindi una scarpa molto leggera per fare allenamenti sia di lunghe distanze che un po' più rapidi, veloci? Beh, voglio fare un cambio di direzione rispetto a quello che ho provato prima e proverei un max cushioning questa volta, dai. Ok. Allora, il mio suggerimento è la nuova Infinite Elite, che abbiamo lanciato un mese fa e presenta una rivoluzione nel mondo Under Armour, perché presenta una nuova schiuma chiamata Overplus, ok? Che, come vedi, lavora con queste microsfere che donano tanta ammortizzazione, ma anche un gran ritorno di energia. Ho testato le Under Armour Infinite Elite, una scarpa veramente comoda, soprattutto per quanto riguarda la protezione nella parte della conchiglia e la base molto, molto ampia, mi ha donato stabilità e grande sicurezza, quindi la userei assolutamente per i miei lunghi, anche perché è un pizzico di ritorno di energia. Umbe, New Balance? New Balance conosciamo benissimo, andremo sulle 1080 sicuramente, scelta abbastanza scontata. Non le hai ancora provate? Non le ho ancora provate. Buongiorno, buongiorno a te. Non ci vediamo. Vero? 24 ore? che numero? 8, io sotto. Rebel, va bene? Va benissimo. Non sono proprio da lento, magari. La prima sensazione l'ha descritta morbida, poi nel correre, usando un po' il piede, l'ha sentita la sua caratteristica della scarpa, ben reattiva. Ho testato le New Balance Rebel, scarpa stupenda, tomaia fantastica, traspirante, leggera. Ho trovato l'intersuola molto molto reattiva, mi è piaciuta moltissimo. La userei per dei lenti non troppo troppo lenti. Umbe, Adidas? Adidas, sono un po' indeciso, non so se provare le Boston o le Supernova, anche qua chiederò un consiglio come sempre. La possiamo testare? Allora, lento, potete... solo lento. No, le nuove Supernova Rise e le Boston 12, quindi una abbastanza veloce e una lenta. Lenta non è. Andiamo sul lento questa volta, dai, dopo le Rebel. Che poi a me le Supernova Rise piacciono tantissimo, però vabbè, questo non si può dire. Ho testato le Adidas Supernova Rise, nuova uscita in casa Adidas, scarpa veramente comoda da usare tutti i giorni, mi è piaciuto molto il drop, mi è piaciuta la comodità, me la metterei tutti i giorni. Soconi, cosa vuoi provare? Sono scarso anche Soconi, anche qui chiederò consiglio. Massi non mi aiuta ragazzi, non mi consiglia. Dario, cosa facciamo a provare ragazzo? Beh, ovviamente l'Endorphin Pro, qua vedo un fisico... di uno che corre forte, quindi gli diamo una piastrata seria. E... stiamo violando le regole, Massi. Non possiamo, possiamo testare solo scarpe da lento oggi. Va bene, ma le nostre non sono mai da lento, sono sempre, ti aiutano sempre. Fantastico. Ti darei una Ride 17, che è un po' la nostra nuova arrivata in casa Soconi. Comunque aggiornato col Power Run Plus e quindi ti dà una... piacevolezza sia di appoggio di calzata ma anche una bella reattività quando vai a magari cambiare un po' il ritmo. So con i Red 17, scarpa mi è piaciuta veramente tanto, molto fasciante, avvolgente, ho violato un pochettino le regole, ho spinto un po' di più anziché andare proprio al ritmo lento e la scarpa mi ha sostenuto, quindi la consiglio anche per qualcosina di un po' più veloce. Per i lenti Mizuno? Mizuno anche qui, ma sì, sono molto impreparato oggi, devo chiedere consiglio a loro. Ma in realtà per Mizuno hai veramente l'imbarazzo della scelta, te lo do io il consiglio, però non va bene, non è possibile. Ciao! Dobbiamo testare un paio di scarpe da lento. Volentieri, cosa andiamo, su Sky o su Skyrise? Non posso dirlo, è lui il mio... Sì, che mi può dare consigli. Non posso dare consigli. Vogliamo una scarpa molto ben ammortizzata, tranquilla, con una buona dinamica, andiamo sugli Sky. Qui da Mizuno ho provato le Skyrise,
una scarpa molto molto comoda, l'ho trovata veramente soffice, la utilizzerei proprio per dei lunghi dove ho necessito di morbidezza, di comfort, non la userei mai per spingere un pochettino di più, però l'ho trovata veramente comoda. In conclusione, nessuna delle scarpe, tra virgolette, ha vinto. L'essere umano è assolutamente diverso. Il mio obiettivo è quello di informare il podistamatore per la scelta migliore e effettivamente un evento di questo tipo permette esattamente la stessa cosa. Voi nel frattempo stay strong, soprattutto keep running. Io purtroppo stamattina non ho corso, ma vado più tardi. Ci vediamo alla prossima. Ora vado a dar da mangiare al coniglio e bermi un coffee. Ciao, alla prossima!